Reaction dal sapore estivo, dal sapore di gnagna incredibile. E dico queste frasi incredibili perché stiamo per vedere, a quanto pare, il teaser incredibile di Natlan, la prossima regione spicy che arriverà su Genshin Impact. Non credo sia ancora uscita la data specifica, però ipotizzo sia agosto, massimo primi di settembre. C'è un sacco di hype nei confronti di Natlan, soprattutto per quella cosa che vi dissi in un vecchio video di Wuthering Waves. In quel video parlavo proprio del fatto, sai no, della war che c'è stata fra Genshin e Wuthering Waves, come Wuthering Waves sia considerato il nuovo Genshin killer, che poi fa bene all'economia, diciamo, questa cosa incredibile. Comunque di fatto Wuthering Waves nell'ultimo mese aveva venduto parecchio, aveva superato Genshin, non Honkai, perché a quanto pare Honkai Star Rail è tipo il top merch ogni volta perché fanno uscire dei personaggi assurdi. E mi nota un po' che non ho mai iniziato a giocare a Honkai Star Rail, ma il problema è che se inizio adesso non riuscirei mai a abituarmi, ragazzi, è troppo avanti. Non so se è una legge sus che gira nel mondo dei gacha, ma è una mia legge personale per quanto riguarda i gacha: se inizi quando inizia il gacha riuscirai ad arrivare a un certo livello abituandoti lentamente, ma se tu inizi un gacha dopo anni che è già uscito hai talmente tanta roba arretrata, non riuscirai mai a essere a un livello medio. Tornando al discorso di poco fa, stavo dicendo proprio che il fatto che appunto Wuthering Waves ha superato Genshin, io vi dissi in quel video: guardate, adesso siete tutti dalla parte di Wuthering Waves, ma io conosco la community di Genshin, io lo so, perché è già successo l'anno scorso, l'anno prima, ogni volta. Vedrete che quando uscirà il primo teaser, anche di 5 secondi su Natlan, dove faranno vedere le peggio cose, la gente così tornerà a giocare a Genshin e dirà cos'è Wuthering Waves, vedrete voi. Io ragazzi, a me Wuthering Waves piace, il suo stile di combattimento è completamente diverso da Genshin, è più frenetico, sus, però come sapete a Genshin ci sono affezionato, gioco dal day one, ci ho avuto i miei alti e bassi, ve l'ho raccontato nell'episodio prologo di Genshin Impact. Però una cosa io me l'ero spoilerata, cioè un l'unico leak, perché l'anno scorso Fontaine avevano leakato tutti i personaggi, quest'anno non ci sono riusciti, incredibile. E l'unico, se vogliamo, leak che era uscito di Natlan era che ci sarebbero stati tutti i personaggi femminili, tutte gnagne assurde e tipo 2-3 maschi alti, in modello New Villette a quanto pare. Però la maggior parte, questo leaker diceva, sono tutte belle waifu. E quindi già la community si è scaldata, quindi è uscito questo teaser, la community è impazzita. L'unica cosa che so, perché ho visto la live della 4.8, e che hanno fatto vedere già i primi tre personaggi di Natlan, quindi non so se ci saranno anche loro nel teaser. Quello che sembra Zhao di Sumeru, la tipa che sembra un'allenatrice Pokémon, che dovrebbe essere tipo dell'elemento acqua, e la piccola Klee versione Gio Natlan. Ragazzi, direi di partire, 3-2! Dai, fammi godere Natlan, fammi godere, già fa caldo. Terra calda, ricca di contenuto. Ovviamente inutile dire, lo sentiamo prima in inglese e poi lo sentiamo in giapponese. Piccola precisazione, sus incredibile. Ok, questa è la tipa che c'era nell'altra live. Veramente sembra un'allenatrice Pokémon, comunque adoro il suo design, è molto molto carina. E lei è Klee Gio. Ok. Ok, hanno lanciato una palla, va bene. E c'è tipo un torneo sus. Ok, questo è lo Zhao di Sumeru. E che è quello schifo? Ma che è quel coglione? Oh! Primo personaggio nuovo, attenzione! Sembra uscita da Honkai. Mi piace tantissimo lei, ragazzi, tantissimo. Sembra Nilo versione Natlan. Ed è super tsundere. Adoro, adoro, adoro tantissimo quella, eh. Ragazzi, Mega Mamma incredibile, pare un leopardo! Ragazzi! La festival della gnagna? Quella era la tipa. La sorella di Glorinda, praticamente, ragazzi, mamma mia! Top! Quella di prima era la tipa che si vedeva nel vecchio trailer. Questa è Glorinda di Natlan. Pyro Archon sicuro, proprio, mamma. Ma perché pare una motociclista, scusa? Design sus! Ma a noi ci piacciono le mamme in pelle! Bellissima! Bellissima! Cioè, sembra la fusione tra una motociclista e la mamma di Diluc, una cosa del genere. Mi piace, per carità. We'll take all. Quindi vinciamo il torneo, ci prendiamo lei? Ok. Va bene. Fiamme incredibili. Questa, ragazzi, è mamma mia. Mammi leopardo è assurda. Lui è capitano, eh? Ma c'era un tizio vicino al capitano, che era colombina? Vabbè, lui mega chad assoluto. Ok,
Che poi tipo Tartaglia non aveva detto che tipo era il primo posto negli Arbinger, cioè lui un toro. Figo ragazzi, già mi sta piacendo da morire. Ma guarda che c'ha le scarpette uscite da un Kai. Wow, mamma mia, il design degli occhi è stupendo. Adoro il simbolino sus negli occhi. Ok, delle fiamme sus. Time to burn again. Even the tiniest of sparks will not go. Vabbè, è bella ragazzi, lei ci sta tantissimo. Io credo la sua ulti sarà qualcosa di assurdo, eh. Hai ripreso tutto quanto? E con chi sta parlando? Altre fiamme. Vabbè, giustamente Nathlan ci sta. Beh, tanta roba. Lose your eyes and feel. Wow. Teaser in sé molto bello. Alcune waifu sono assurde. Complimenti per il design, Genshin, sempre al top. Sto pensando se è superiore al teaser dell'anno scorso di Fontaine. Ve lo ricordate? Quello dove si vedevano tutti i personaggi di Fontaine, dove c'era Navia con l'ombrellino, dove si vedeva Neuvillette che camminava, Clorinde che sparava il colpo. Quello era molto carino pure. Non lo so se è superiore a quello, lo sai. Secondo me sono allo stesso livello, però danno due feeling molto diversi. Cioè, mentre per Fontaine c'era molto più mistero, vedi questi personaggi tutti seri, dici minchia, qui veramente c'è la distruzione a Fontaine. Qui sono tutti contenti, allegri. Alcuni sono annoiati, tipo la tizia che sembra un ghepardo sull'albero. C'è calore, non so come dire. Mentre Fontaine è freddezza, qui è molto calorosa la situazione. Quindi questo già mi piace, è un'altra mentalità. Allora, vediamo un attimo i personaggi al volo e poi ce lo vediamo in giapponese, ok? Ovviamente, ragazzi, non so i nomi mai nella vita e prima che me li imparo ci vorrà un po' di tempo. Lei piace veramente tanto, tanto, tanto il design. Lei si è vista, come vi dicevo, nel finale della vecchia live della 4.8. Lei sembra uscita da Pokémon Sole e Luna. Non so perché, mi ricorda questa cosa sus di allenatrice Pokémon. Infatti lei cavalcava tipo un delfino, però è molto molto carina, pure dal suo carattere sembra molto simpatica. Ok, poi abbiamo lei che è veramente super pucciosa. Avevo letto che dovrebbe essere un personaggio gratis, tipo, che dovrebbero darci in un primo evento a Nathlan. Non sembra avere la personalità di Clisa che lancia le bombe nel lago. Loro si spassano questa sfera che a quanto pare è per promuovere il torneo, che dovrebbe essere lo stesso che il Pyro Arco 9 su 10 alla fine del video dice che inizierà il torneo. Va bene. E loro due, ok, lanciano una sfera e viene presa da lui. Dovrebbe essere tipo Dendro, ovviamente. Non si era visto nel finale della vecchia live, si era visto lui, ma questo schifo qui non lo so. Poi è fatto in pixel, ma è tipo il suo minion. Tipo Oz di Fish, lui ha questo specie di dinosauro fatto di pixel, uscito da Pac-Man. Questi sono degli occhiali swag o una bandana come la sua? Non lo so, eh. O è il suo minion o addirittura un altro personaggio, ma penso sia il suo minion. Lui comunque è sus. Poi lui lancia la sfera e viene preso da questa signorina che potrebbe essere il design più bello di tutto il teaser. Sembra una versione di Milo, ma con un pizzico di Honkai. Sembra quel personaggio di Honkai, Star Rail, March qualche cosa, March 7, può essere. Sembra lei fusa con Nilo. Lei mi piace da morire, sembra super tsundere. Apprezzo tantissimo. Ma poi che ci sta disegnando sulla palla? Dei graffiti, tipo? Voglio rivedere un attimo prima di dire frasi potenti, ma lei potrebbe avere il design superiore di tutti i personaggi, se la batte con la personaggio di prima, eh? Lei è una mega mammy che gli piace dormire, tipo, appena ho dedicato il mio cuore a Navia, una nuova mammy. Cavolo, Gio, non ci voleva, ragazzi. Questa è tanta roba, eh? Lei, se non sbaglio, non mi ricordo mai nella vita a noi, ma è lo stesso personaggio che si vedeva nel vecchissimo teaser di Genshin che faceva vedere tutte le regioni. Lei comunque dovrebbe essere uno dei personaggi chiave di Nathlan, a quanto pare. E poi c'è quella che, non sto scherzando ragazzi, sembra veramente la sorella di Clorinde. Cioè, assomiglia, più che la sorella di Clorinde, assomiglia ai leak che c'erano stati di Fontaine di come doveva essere Clorinde e poi l'hanno cambiata. Lei è bellissima pure, eh? Tanta roba. E poi lei. Lei, ti giuro ragazzi, mi piace tantissimo. Però è sus. Nel senso, ripeto quello che ho detto prima, sembra la mamma di Diluc fusa con una motociclista. Ha un design veramente particolare, però in pelle. Ci sta, eh? Ok, però sus lei. Mi piace da morire. Però è sus, c'è pure gli occhialetti alla Navia. Questo momento qui, come se lei arrivasse in forma di fenice. Vabbè, potrei provare a ipotizzare che tipo la sua ultimate la fa diventare una fenice. Sembrava colombina da lontano, invece no, adesso che fermo bene sembra Scaramouche adulto, non lo so, sus. Quindi lui è tipo un altro Harbinger che sta con Capitano, ok. Capitano dall'alto sembra un Chad assoluto, eh.
Ok, quindi c'è qualche rapporto sus tra loro. Quell'altro non si vede bene, poi lei entra in questa stanza sus. Si mette a parlare con queste fiamme. E sentiamo un attimo in giapponese, magari c'è qualche vocina sus che riconosco. Vediamo un po', eh. Vabbè, in giapponese, ragazzi, ovviamente tutti i personaggi sono ancora più kawaii. Ok. Loro sono contentissime del torneo. Ok. Lei come senti? No, non l'ho riconosciuta. Mi sa di già sentito, ma non mi posso dire un personaggio così al volo. Magari lei, qualcuna di che conosco? Ma è Jolina, scusami. Lei? Vabbè ragazzi, a tutte voci che ho sentito in chissà quanti anime, però è difficile provare a pensare a un personaggio. Quella di prima sembrava Jolin. Sentiamo un po' il paio arco come è doppiato. Pure lei ci ha sentita, ma non so dirvi. O dopo controllo comunque. Bello sto momento delle fiamme, come per dirti che tutti i personaggi sono collegati. E poi ipotizzo ci siano tipo tutte le tribù, no? Adesso che ho visto il trail, voglio vedere da alcune pagine che seguo su Twitter se ci sono alcune informazioni sus che voglio condividere con voi, assolutamente. Allora, prima informazione, ce l'avevo preso, ragazzi. La tipa, questa qui, è doppiata dalla stessa di Jolin, ragazzi. Ci ho preso. E solo questa informazione la rende ancora più waifu. Altra informazione sui doppiatori, questa farà ridere forse anche voi. Lui è doppiato dal doppiatore di Sasuke e questo affarino piccolino è doppiato da quello che doppia Naruto. Quindi questa Naruto reference incredibile. Abbiamo sia il doppiatore di Naruto che di Sasuke nello stesso personaggio. Molto molto carina questa cosa. Quindi nel complesso teaser veramente carini. I personaggi sembrano molto molto belli. Ci sono alcune gnagne atomiche veramente assurde. Sono molto curioso per Natlan. Non manca tanto, ragazzi, 4.8 e poi si parte con Natlan. Chissà quando ci sarà il Pyro Archon. Di solito dovrebbe esserci nella 5.2, come la 4.2, 3.2. Ci sono sempre gli Archon. Vedremo, ragazzi. Però hype veramente tanto. Genshin sta tornando on the top level. Quindi ragazzi, che cosa c'è con voi? E ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video godosi. Alla prossima.